Da ragazzo faceva il ballerino, andava in una scuola di Gavanza vicina a Livorno. Epidemiologo, se... epimediologo. Se è vero che la storia della televisione italiana è costellata di gaffe, è altrettanto vero che non tutto viene per nuocere. Lo sapeva bene lo scomparso decano del piccolo schermo, Mike Bongiorno, che alla celeberrima "Ai ai, signora Longari, lei mi è caduta sull'uccello" ha costruito un corollario di divertenti doppi sensi. Onestamente non lo so che differenza c'è fra il maschio e la femmina dell'uccello. Ci sarà una differenza? Non so, l'uccello... Non è il caso della collega Silvia Nitoli, che nel corso del telegiornale di Più Valli TV, lanciando un servizio relativo al voto in Regione Lombardia, si è lasciata scappare al pisellone anziché al pirellone, scatenando la bagarre mediatica su tutti i mezzi di informazione nazionale. Bresciani Bergamaschi in corsa per il pirellone. E vi presentiamo in particolare quelli del... Nulla di costruito a tavolino, ma dettato dalla spontaneità di chi la televisione la fa con naturalezza, una naturalezza scivolata con la parola giusta al momento giusto, presa a pretesto per stemperare il clima di grande incertezza che sta attraversando il nostro paese. E chi poteva farlo meglio di una brava e bella giornalista? Ma la divina provvidenza è sempre troppo generosa e tra Corriere, Repubblica, TGcom, Libero e molti altri c'è chi snobba il doppio senso inciampando sul cognome della giornalista e il nome dell'emittente. Una gaffe involontaria ma destinata a fare storia, soprattutto grazie ai social network e a YouTube, ovviamente. Protagonista è la giornalista Silvia Nitoli di Tre Valli TV, un'emittente locale lombarda. Silvia, mentre stava... Con tanto abbaglio, e ci riferiamo alla nostra Silvia, poteva sfuggire a quelli di Bau Bau Micio Micio? Impossibile. Quindi appuntamento alle 20.30 di giovedì 21 febbraio a Striscia la Notizia, il TG satirico di Canale 5. Brava Silvia, e domenica dovrai commentare il voto usando la parola elezioni. Un consiglio, scandisci bene. Forza per il pirellone.